Allora, io vorrei fare una piccola premessa, no? Che secondo me però stabilire che i dati che valgono a livello nazionale sono sovrapponibili più o meno esattamente a quelli locali mi sembra un po' un azzardo. Cioè io non, per carità, la situazione delle scuole non è perfetta, però dire che siamo in questa condizione mi sembra un tantino esagerato. Facciamo solo un esempio. Il DVR, cioè il documento della verifica dei rischi, che io sappia è in possesso di tutte le scuole, il DVR comunale c'è. Detto questo, sul discorso dell'anagrafe le risposte sono le seguenti. Allora, l'anagrafe regionale nasce nel 2007 con protocollo d'intesa per la regione, gli enti locali, Lega Autonomie Locali, ANCI, eccetera. Serve appunto per monitorare la consistenza, la situazione di tutti gli edifici scolastici sia a livello comunale che provinciale. Ricordo che la provincia è quella che si occupa dell'istruzione superiore. Nel 2009 il Comune di Carognola ha trasmesso alla Regione Piemonte l'aggiornamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica comunale, no? Avendo compilato i questionari necessari, eccetera. Nel 2010 c'è stato un applicativo informatico, Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica, che è stato reso accessibile attraverso il portale RUPAR, per fare un'anagrafe ovviamente che possa essere messa in rete, comunque a conoscenza di chi di dovere. Per ogni edificio scolastico sono chiesti dati identificativi, dati dell'unità dalle certificazioni e documentazioni di vario genere, dati delle dimensioni e altri dati ancora. E devono essere e sono trasmesse periodicamente al MIUR. Per quanto riguarda il Comune di Carmagnola, questi dati in formato elettronico, queste richieste, questi questionari, no? Questi database sono stati compilati fra il novembre e dicembre del 2010, no? Sono stati aggiornati e sono stati ovviamente inviati e validati alla Regione Piemonte. Sicuramente c'è bisogno di un aggiornamento, non posso altro che anche dal punto di vista burocratico, essendo passati dai vari istituti scolastici, che sono elementari, materne, medie, agli studi comprensivi ci sarà un discorso da rivedere anche per quanto riguarda la parte burocratica, non per quanto riguarda, che ne so, ad esempio, i codici e quant'altro. In più sicuramente ci sono delle cose da aggiornare. Facciamo un esempio. I certificati di prevenzione incendi che sono in possesso delle scuole di Carmagnola, che sono del comune, sono fermi al 2010-2011. Qui bisogna fare una precisazione. Questo non vuol dire che non siano più validi, anche perché dal punto di vista burocratico sono da aggiornare. Dal punto di vista sostanziale, dal 2010-2011 a oggi, non credo che ci siano state delle modifiche tali da dover rivedere tutta l'impiantistica o tutto il sistema, no, di controllo. Quindi in alcuni casi, anzi mi verrebbe da dire in molti casi, c'è da produrre, permettetemi, documenti, cioè carta per dire questo è così, questo è così. Questo non vuol dire che non ci sia da aggiornare, da vedere le cose da fare. Sul problema dell'immissione nella rete, sul sito istituzionale, io vorrei ricordare che la faccenda è un po' complicata per due motivi. Uno di tipo formale, no? Il documento della Regione Piemonte, cui si faceva dicendo prima, no? Il protocollo d'intesa, a un certo punto dice: la Regione Piemonte potrà consentire l'accesso in visualizzazione dei dati degli edifici e delle sedi in esso ospitate, gli istituti autonomi, l'ufficio scolastico regionale, gli uffici scolastici provinciali, ad altri enti istituzionali sulla base di specifici accordi. No? Essendo questi dati, tra virgolette, proprietà, infatti passatemi il termine, della Regione, la Regione dice: ma io vorrei avere prima, no? Io non li do a tutti, li do a chi è interessato alla sicurezza scolastica. Questo non vuol dire che non si possono mettere in rete alcuni dati, però io voglio tenere presente un'altra cosa più sostanziale. Quello che io ho in mano è il documento scritto, stampato, di un plesso scolastico, in questo caso quello della Mandoria, si poteva fare per qualsiasi altro plesso scolastico. Sono 30 pagine, sono state fotocopiate in PDF, no? Per avere un'idea. Voi immaginate 30 pagine moltiplicate per 16 studi scolastici, viene fuori una cosa come 500 pagine. Ora, mettere in rete tutto questo, al di là del lavoro che comporta, che bisogna scannerizzare 500 pagine, non so fino a che punto possa effettivamente servire, perché poi la maggior parte di questi dati, no, probabilmente mai nessuno li andrà a leggere.
Piuttosto un'altra cosa si potrà fare, non adesso, no? Che è un'intenzione da attuare. Cioè, l'intenzione è quella di prendere tutte le scuole camminalese, quei dati che già ci sono, aggiornare i dati laddove è possibile e magari facendo degli interventi laddove sono più necessari, per poi fare una specie di, come documento, dove, per una specie di fotografia per ogni scuola, più snello di questo, no? E questo sarà poi sì possibile questo essere messo in rete. Però mettere questi dati qua in rete secondo me non ha un grande significato. Sul discorso, la terza domanda, scusate, l'ho persa. Ah, monitorare la situazione, l'ho detto appena adesso, è interesse assolutamente dell'amministrazione monitorare tutti i vari edifici scolastici. Io vorrei però ricordare che per quanto riguarda il complesso di edifici scolastici, ci sono sicuramente delle criticità, citiamone due o tre, insomma, tanto per, ci sono delle criticità sulla scuola elementare di San Bernardo, ci sono due aule che sarebbero da sistemare in seguito alla pioggia, ci sono delle criticità sui tetti di alcune scuole, no, di due scuole in particolare, e poi qualcos'altro ancora, no? Noi abbiamo ovviamente intenzione di intervenire, poi vi dirò come, anche i fondi a disposizione. Però, ripeto, dal punto di vista generale non mi sembra che sia una situazione così disastrosa, no, come parrebbe. In più, io aggiungerei che quest'anno, per esempio, ci sono state due situazioni di urgenza e si è intervenuti, una alla scuola di San Michele, tutte e due per riscaldamento, e l'altra alla Materna. Per quanto riguarda poi i fondi da stanziare 2013 e anni successivi, vorrei ricordare che, e non posso che fare parlare del piano delle opere perché il bilancio non è ancora stato approvato, che nel 2013 sono stati previsti nel piano delle opere 800, sono stati stanziati previsti 800 mila euro per le scuole, solo per le scuole, di cui una parte come finanziamento richiesto dalla Regione perché abbiamo partecipato a un bando, come è noto, come è uscito anche sugli organi di stampa, per la riqualificazione energetica della Palestra Manzoni. Per gli altri interventi, ripeto, quell'intervento lì verrà fatto in parte con mutui che erano destinati comunque alla scuola Manzoni, in parte con, si spera, la richiesta di fondi alla Regione. Poi, per essere più chiari, ci sono 150 mila euro per il rifacimento del tetto della scuola di San Bernardo, sulla scuola Manzoni già ho detto, e ci sono 100 mila euro sull'intervento sempre sul tetto dell'asilo nido della scuola materna di Zonolame e poi 100 mila euro su interventi, diciamo, straordinari sulle scuole elementari, tutti quegli interventi di cui ho parlato prima. Questo è quanto c'è nel 2013. Negli altri 2 anni successivi siamo lì a 300 mila euro per anno messi ancora come interventi di manutenzione, senza andare a specificare questo o quell'aspetto per vedere quello che capiterà. Sull'ultimo punto, la copia degli atti, io direi, ripeto, a parte la voluminosità dell'insieme degli atti, invito il consigliere Grosso a andare un attimo all'ufficio tecnico a farsi vedere quali sono, chiedere quali vuole, oppure farsi fare un CD di tutto questo. Stamparli tutti, 500 pagine, era un po' problematico. Spero di aver risposto a tutto. La parola al capogruppo Grosso. Buonasera, ringrazio l'assessore Bertero per le risposte. E mi ritengo parzialmente soddisfatto di quello che è stato detto. Parto dal fondo. Lei dice 30 pagine circa per ogni... Perfetto, ma stiamo parlando di un sito istituzionale web, internet, dove non andiamo a mettere le 30 pagine, mettiamo un file PDF. Con le nuove stampanti che sono arrivate in comune, infilare 30 pagine e scannerizzarle è un'operazione da 30 secondi. Non devono prendere pagina per pagina e scannerizzarla. Quindi si generano 10, 15, 20 file in formato PDF che possono essere agganciati tranquillamente all'interno del sito web del Comune di Carmagnola. Questo per un discorso di trasparenza, perché a me possono interessare particolarmente alcuni dati, ma ad altri cittadini ne possono interessare altri. Quindi andare a fare un sunto di quelle che sono
i valori introdotti dalla parte dell'amministrazione dei singoli, diciamo amministrazione, io dico comunale, anche se non penso che sia amministrazione comunale che abbia introdotto i valori all'interno del database anagrafica e di edilizia scolastica, ma siano degli operatori dei singoli istituti scolastici. Per cui non vedo quale sia il problema di avere a disposizione questi file sul sito del Comune di Carmagnola. Andare a fare un riassunto è molto riduttivo, si corre il rischio di perdere alcune informazioni che possono essere fondamentali per fare determinati tipi di analisi. Ricordiamoci che tutti i nostri edifici scolastici, come abbiamo detto nell'interpellanza, sono stati costruiti negli anni 80, 70 per la precisione, okay? Se non prima, quindi hanno sicuramente dei problemi che anche a distanza di 2 anni possono aggravarsi. Lei mi parlava delle scuole elementari di San Bernardo, so che avete fatto un progetto e vi avevo fatto anche la domanda: in questo progetto è previsto di mettere i pannelli fotovoltaici? La risposta è stata no, perché il progetto ormai era già fatto, ma andare a modificare un progetto per installare dei pannelli fotovoltaici, io non sono un tecnico, ma non penso ci vogliano mesi per metterlo in atto. Per cui in questi interventi che vengono fatti e che verranno fatti, sarebbe opportuno che anche gli edifici venissero resi indipendenti dal punto di vista energetico laddove possibile. Se no, sono di nuovo soldi spesi inutilmente. Tra 10 anni, 15 anni, il tetto della scuola di San Bernardo avrà gli stessi identici problemi. Ma nel frattempo noi, oltre ad aver speso i soldi per fare la manutenzione straordinaria oggi, non avremmo l'indipendenza energetica possibile e immaginabile della scuola e un risparmio nelle casse del comune. Dopodiché, le criticità io non le vedo solo a San Bernardo, io le vedo in tutti gli edifici scolastici. Qualcuno ne ha di più, qualcuno ne ha di meno, ma come ho detto prima, sono tutti edifici ormai datati, che sicuramente presentano problemi. Problemi nei serramenti, problemi nelle strutture. Non possiamo dimenticarci di questa cosa qui e non possiamo dire: facciamo gli interventi solo quando è il caso. Gli interventi devono essere programmati e programmati su tutti gli edifici scolastici, su tutti gli edifici pubblici. Quindi occorre una maggiore programmazione nei lavori che devono essere fatti, perché sennò siamo sempre a rincorrerci, siamo sempre a rincorrere quello che avremmo potuto fare e i costi, lo sa meglio di me, l'assessore, in questo caso lievitano, perché se io riesco a fare un intervento oggi e a spendere 10, se rimando l'intervento, tra un anno non mi costerà più 10, ma mi costerà 20, 30, se non di più. Lei mi dice: i dati sono proprietà della regione. No, non sono proprietà della regione. Il contenitore dove sono finiti questi dati e di proprietà della regione, ma i dati sono di proprietà di chi li ha introdotti. Se io voglio accedere alla banca dati della regione è un altro discorso, ma quei dati non li ha introdotti la regione, non è venuta la regione a controllare plesso per plesso se il certificato c'era o non c'era, gli è stato fornito. Quindi i dati sono proprietà dei vari plessi scolastici della città di Carmagnola. Per cui è giusto ed è doveroso che vengano resi pubblici, proprio perché sono
dati della città di Carmagnola, non della regione Piemonte. Quindi, conseguentemente a questo, gradirei, oltre a farmi dare una copia in formato elettronico, e questo sicuramente chiederò agli uffici competenti di averla, che vengano messi in formato elettronico quanto prima sul sito del Comune. Ripeto, è un'operazione che non porta via complessivamente generare questi file. In questo caso parlo da tecnico, lavoro nel settore informatico, so cosa vuol dire preparare dei file, scannerizzarli, non più di mezz'ora. La ringrazio.